But first, you gotta get one done. You don't have to step back as much as I was expecting. Ecco qui e fatalità, mi è appena arrivato anche quello di Yves Saint Laurent con il nuovo profumo, pazzesco! Eccolo qui, scusatevi se faccio il video in verticale, ma eh, lo posterò anche su altri social. Quindi al momento non ho più cose per fare video, però vabbè, penso che si vada lo stesso. Quindi ho preso il Pro Max versione titanio. Scartiamolo se riesco. ma. N. Ok, uno, uno. c'era già pienissimo le Store ovviamente. Due. Ho dato un'occhiata anche agli altri colori, ma alla fine questo è quello che mi è piaciuto di più. Oh! Ma è gigantesco! Madonna! <ride> Porca miseria. Ok. Uh! Oh, è 10 volte più leggero. Oh, oh! Che sensation! Guardate che Roby! Bello! Mi piace un sacco! È super piacevole al tatto. Il colore dal vivo è bellissimo. Pensavo fosse più caldo, e invece dal vivo è... Più freddo, le telecamere sono più grandi. Cioè, dentro l'obiettivo è più grande di quello di prima, sicuramente. E vabbè, il colore è bellissimo. È bello grande, ma finalmente è più leggero, ma è tanto più leggero. Eh. È molto più leggero del mio, che è un pro normale, che è quello con cui sto riprendendo. Pazzesco, va bene. Volevo solo farvelo vedere al volo. Ah, ovviamente dentro la scatola non vi ho fatto vedere, ma vabbè, solite robe e poi. Il nuovo cavetto USB-C finalmente ed è, è braided, quindi con questo nuovo formato finalmente più resistente e anche che evita che si eh, ingarbugli. Uh, uh, <ride> super excited per il Max, che da un sacco che non ce l'ho. Avevo l'8 Plus. Oh. oh, guarda i bordi. Oh! Bellissimo, bellissimo, veramente. Eh, English, va bene. Italy, va bene. Adesso lo setto iPhone 15 Pro Max Versione Titanio Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Io sono Marco Delia E come ogni anno, ormai è diventata tradizione su questo canale Anche se non c'entra praticamente nulla con quello di cui di solito parlo C'è l'unboxing dell'iPhone Perché? Perché uno, dovete sapere che io sono sempre stato appassionato tech Fino a quando ero piccolo ero uno di quei ragazzini che passava le giornate al computer A guardarsi le novità tech E poi si faceva l'R4 da solo per giocare col Nintendo DS a giochi cose assurde e ho giocato tantissimi MMORPG giochi online a volte veramente nerd da un certo punto di vista questa cosa mi è un po' calata nel tempo però la mia passione per l'innovazione per tutte queste aziende che cercano di portare avanti pian piano il mondo come Tesla come Apple sono quelle che mi hanno sempre un po' affascinato soprattutto Apple che crea questi prodotti molto di design e quindi io dato che li utilizzo tutti i giorni per lavorare perché ora il mio lavoro Ormai diventato creare contenuti sui social, eh, non solo devono essere prodotti che utilizzo che funzionano bene, ma anche che funzionano bene l'uno con l'altro. E inoltre, se sono belli o comunque li utilizzi con più piacere, eh, vai anche meglio. Quindi, anche la creatività esce di più, eccetera. So che sono magari cose mie però allo stesso tempo con me sono cose che funzionano e quindi io ogni anno eh, ho anche fatto la mia tesina di terza media mi sembra su Steve Jobs per farvi capire ho lavorato in Apple Store ho lavorato anche da MediaWare quindi veramente è questa cosa io tra l'altro eh, ho fatto un video sui reel di un breve unboxing di questo iPhone e i commenti che ho ricevuto sono assurdi. Cioè ragazzi, veramente uno non può comprarsi quello che vuole, quello che gli pare, che eh, arriva il finimondo. E ci sta perché Instagram e Facebook sono diciamo l'apice dell'essere dell umano tossico, soprattutto in Italia, per commentare e odiare queste cose. Quindi un po' me l'aspettavo e per fortuna a me queste cose scivolano via. Non ho nessun problema che qualcuno mi dica fai questo, fai quell'altro. Però non sono neanche commenti costruttivi, capito? Sono proprio insulti, cioè proprio odio senza nessun motivo. E lì io vabbè, ok, ma se uno è tipo un po' più sensibile al bullismo, veramente ci può rimanere male. Quindi occhio ragazzi, perché cioè, commentare per le scelte che una persona fa... Eh commentati le tue nel senso uno lo posta per i suoi motivi, perché magari è il suo lavoro, perché gli piace, anche semplicemente perché vuole condividere qualcosa, il tuo commento ci sta, ma se è un insulto così a gratis, proprio senza nessun motivo, anche no e io ho ripetuto anche più volte perché lo sapete sul mio canale io parlo comunque documento il mio percorso di crescita interiore crescita personale sia cura di sé a livello esteriore che cura di sé a livello interiore quindi c'è un po' questo, eh, questo contrasto nel mio personaggio di essere partito da un lavoro e da una carriera superficiale e ci sto tuttora lavorando e poi proseguire comunque in, una, in un percorso interiore e portare consapevolezza all'altra cosa, facendo capire che si possono fare entrambe le cose. E quindi, ovviamente, questi contrasti portano a determinati tipi di commenti e reazioni nelle persone, ma è anche un po' quello che cerco di, di far capire alle persone. Ci vuole un po' di smuovere questa situazione. Soprattutto in Italia che abbiamo questa mentalità. E quindi diciamo che eh, anche nel video la mia intenzione lo si vede, che non è ecco, vi faccio vedere quanto sono ricco, quanto sono bello. No. Io è l'unica cosa che mi compro. Io, come vi ho detto, non mi compro assolutamente niente per tutto l'anno. Non è una giustificazione, è così. Io ho questo outfit ogni singolo video, ho 10 magliette nere, 2 bianche e una grigia, ho pantaloni neri e basta, e l'unica cosa che mi compro come appassione durante l'anno è l'iPhone a settembre, rivendendo il mio, quindi con 200-300€ alla fine si riesce a comprare l'iPhone nuovo. Quindi non sono questo grosso capitalista o altro, semplicemente qualcosa che mi piace, mi serve. Purtroppo uno mi ha scritto nei commenti, eh, uno che fa yoga, e usa addirittura l'iPhone, gli ho scritto: Scusami, i piccioni <ride> non posso più utilizzarli. Quindi per forza devo comprare il telefono. Se devo comprare il telefono e lavorarci, almeno compro qualcosa che mi piace e qualcosa che utilizzo volentieri. E dato che ogni anno lo cambio, quest'anno ho deciso di provare la versione più grossa. Torniamo all'unboxing all dell'iPhone. Scusatemi, tutto questo eh, prologo, ma era per farvi capire e ho deciso quest'anno di provare la versione grossa, dato che ogni anno lo cambio almeno per avere un po' di, eh, di cambiamenti eh, anche a livello di esperienza, ho deciso provo quello grosso, perché ho venduto l'iPad, se avete visto poco fa ho comprato questo Mac nuovo, il MacBook Pro, eh, sempre per lavoro, io tutto l'ecosistema Apple ci lavoro veramente tanto, ci passo le mie giornate, ci fatturo, è il mio lavoro, e... Eh nei commenti ovviamente eh, lavoro lavoro perdonami se sei ancora rimasto nel 1400 in cui lavorare significa solo sporcarsi le mani in miniera sì benvenuti nel ventunesimo secolo esistono anche altri tipi di lavoro in cui si usa la testa o altri tipi di, di cose ma vabbè, lascia stare, questo è un altro discorso. <ride> in ogni caso, ho venduto l'iPad. Ho comprato questo Mac per fare l'aggiornamento, dato che era 5 anni ormai che avevo quel Mac di prima, quindi ho voluto cambiarlo. E allora ho detto, beh, dato che quando sono in giro eh, voglio, utilizzo spesso, dato che non ho più l'iPad, l'iPhone per guardarmi video per anche contenuti eh, multimediali, eh, ho detto provo a prendere quello grosso. Anche perché eh, l'unico iPhone grosso che avevo L'ho preso l'8 Era l'8 Plus e che aveva ancora il tasto Ma era troppo perché col tasto e tutto Lo schermo era un po' più grande Però... Mm la cosa che mi era piaciuta era la batteria ed è il motivo per cui ho preso anche questo per la batteria in più fatalità quest'anno che mi sono seguito il keynote io sono uno di quei malati che seguono tutti i keynote dell'Apple eh, per vedere le novità perché proprio mi piace l'innovazione no? questa, questa cosa e anche proprio la filosofia che c'è dietro Apple insomma mi piace quello che fanno adesso anche questa cosa con l'ambiente mi piace un'azienda che lavora bene anche quando ci ho lavorato mi piace è una delle aziende che mi piace come funziona ovvio che è comunque capitalismo ovvio che è pecore comprate tutti la stessa roba che ti devo dire? A me piace, a me funziona. Se si chiamasse Francesco e, avesse, e fosse l'azienda la, peggiore al mondo, ma facesse lo stesso prodotto, probabilmente lo comprerei lo stesso. Quindi non, non mi interessa che sia l'azienda più grossa. E poi è un ecosistema che funziona bene. Quindi per quello che devo fare io, funziona perfettamente. Poi sono gusti: uno vuole comprare Samsung, uno comprate quello che vi pare. I miei gusti personali. Ho tutto l'ecosistema Apple, quando mando un'email sull'iPhone me la ritrovo direttamente sul, sul Mac, scrivo una nota e, me la, e la finisco di fare sul Mac, eh, sui, su, sul Mac mi scrivo sul calendario, sui promemoria una cosa, o mi metto una sveglia e me la ritrovo poi sull'Apple Watch. Quindi a me questa cosa piace, funziona bene e perché no. Aumenta anche proprio il livello di crescita, l'esperienza di tutti i giorni, anche la salute che ti porta l'Apple Watch, eh, vabbè, insomma varie cose. E quest'anno ho deciso di cambiarlo e... e di provare questa cosa qua, non sapendo, cioè non avendo capito. Che in realtà le differenze, anche se nel keynote, nella presentazione sembravano poche, quindi si tratta di eh, eh, lo, li, i bordini leggermente più sottili, la fotocamera migliorata. E poi nel Pro Max, ed è anche questo un motivo per cui cambiarlo, hanno messo il 5x. Eh, il titanio, che quindi dicono che sia più leggero, questo nuovo colore, questa nuova finitura, eh, il nuovo processore più potente. Piccole cose che non si pensa che siano una grande cosa, invece quando poi ho visto le recensioni e l'ho preso in mano, che l'ho comprato, il giorno sono andato a prendermelo io, perché mi piace anche questa esperienza di andarmelo a prendere io il day one, sono andato e l'ho preso in mano e ho detto, wow, cioè è proprio più leggero. Io avevo il 14 Pro normale, non max, e non solo la batteria ormai non mi funzionava, cioè durava pochissimo. E anche questo in realtà dura, ma non quanto pensavo. E forse anche per iOS nuovo, che quindi deve ancora un po' sistemarsi però dura di più di quello di prima però l'ho preso è molto più leggero de, de, dell'iPhone che avevo prima anche se era più piccolo poi fotocamera pazzesca sono andato questo weekend alla Fashion Week di Milano quindi l'ho testata l'ho provata e mi piace tantissimo ovviamente eh, non eh, mi piace o oh, ci vedo bene anche i video ci vedo bene tutto lo utilizzo anche in doccia per guardarmi i video eh, di Ciccio Gaber ogni tanto mentre <ride> o di Eckhart Tolle o di Sadhguru mentre ascolto le cose quindi mi piace veramente tanto c'è anche l'action button come novità io al momento L'ho messo eh, con i video, quindi appena mi esce, appena premi questo tasto, è configurato nel fare qualcosa. Io ho messo video perché fotocamera c'è già, torcia c'è già. Silenzioso alla fine lo tengo sempre silenzioso, mal che vada, c'è il tastino qui. Quindi l'ho messo in video, poi magari un giorno guarderò bene sugli shortcuts o cose come fare, cose pazzesche Però al momento, vabbè, lag e processore eccetera, non so neanche a parlarne perché ha sempre funzionato bene Anche quello di prima non mi ha mai dato problemi Adesso c'è questa nuova cosa anche dei 3 nanometri, del miglioramento anche per il gaming, per la grafica Io gioco a Marvel Snap ogni tanto quando sono in bagno e guardo i video di CiccioGamer89 che gioca a Clash Royale Proprio nei momenti in cui non voglio pensare a niente e rilassarmi ma oltre a quello, ah Brawl Stars ogni tanto gioco a Brawl Stars, questo è il massimo del gaming che faccio però per il resto mi piace tanto cioè, i social sono pazzeschi le foto e i video che si fanno sono pazzeschi utilizzerò molto di più questo eh, con la fotocamera ecco altro esempio della, del miglioramento della, della vita durante, cioè, con questi prodotti, con l'ecosistema io lo metto qua e con l'Apple Watch vedo quello che sto riprendendo quindi sono andato a fare una collaborazione con un osteopata e l'avevo messo sul tripiede e io dal, anche se ero lì a farmi fare il, il, il processo vedevo dall'Apple Watch se ero inquadrato o meno cioè sono piccole cose che in realtà ragazzi sono pazzesche poi nella vita di tutti i giorni e niente quindi l'ho provato, l'ho testato come vi ho detto mi piace molto oggi fatalità è uscito anche l'aggiornamento per il Mac quindi sto, si sta aggiornando il Mac e vedremo anche come va quello ho aggiornato tutto, l'Apple Watch è pazzesco con questo nuovo aggiornamento l'iPhone mi sta piacendo tanto Tanto la cosa che mi è piaciuta di più è il colore, colore titanio. Dai, video non ero tanto convinto perché pensavo fosse più caldo, e a me piacciono i colori freddi, però cavoli, in realtà non è per niente caldo, cioè è un colore elefante praticamente, tipo un grigio chiaro elefante, e che ci sta, mi piace un sacco, sembra quasi il colore dei Mac, un po' più grigio. E In realtà mi piace tantissimo. Il titanio è pazzesco. Anche se in realtà poi quando vai a romperlo, per quanto robusto sia, è lo schermo che si rompe, non è la parte dietro. Addirittura hanno detto che è lo stesso metallo che utilizzano nel rover per andare sulla luna. Cavoli. Hanno <ride> proprio preso quello. Vabbè. <ride> Quelle vabbè sono poi marchettate, eccetera. Ci sta. Eh. Basta, ecco, tutto il discorso anche iniziale è che queste cose si possono utilizzare, si possono comprare, puoi veramente fare quello che vuoi, l'importante è che le usi con consapevolezza e sai quello che sono cioè le guardi per quello che è senza diventare matto senza diventare fanatico o senza o essere ossessionato dagli oggetti che possiedi allora quello è il, è il trucco comunque riconoscere che è un gioco e che stai giocando nel momento in cui questo invece che essere nella tua tasca entra nella tua testa allora lì diventa il problema ma finché lo utilizzi come strumento per quello che è al giorno d'oggi purtroppo non viviamo nella giungla bisogna utilizzarlo e saperlo utilizzare al meglio anche per condividere messaggi Positivi, eh, allora tanto vale utilizzarlo e farlo nel modo migliore. Quindi questa mia piccola passione mi ha portato a fare gli unboxing dell'iPhone ogni anno quando lo cambio per condividere questa esperienza con voi. Ed ecco qui, in realtà, l'iPhone 15 normale è più giusto per la maggior parte delle persone, anche hanno abbassato i prezzi, anche se sono sempre esagerati. C'è gente che si compra le scarpe da 1000 euro, c'è gente che si compra chissà che da un sacco di soldi. Alla fine l'iPhone, il telefono al giorno d'oggi è diventato quasi un'espansione del nostro corpo, per quanto è triste come cosa, eh, nel mondo occidentale e quindi io sono sempre dell'idea che tanto vale piuttosto risparmiare soldi e prendersi quello più giusto e farselo durare per tanto tempo nel caso in cui non ci lavori oppure fai altro, ma almeno anche se prendi, non so, un telefono da 200 euro va male e ogni anno quasi lo devi cambiare perché peggiora subito. Se prendi un telefono da 1000 euro... Ti va bene? Va benissimo e inoltre per questi 4-5 anni eh, ti va da Dio viene aggiornato e ti trovi un telefono che ti funziona bene per 5 anni, quindi per 5 anni stai anche bene, quindi non ha senso, spenderesti quasi lo stesso alla fine nel cambiarlo ogni anno uno da 200 euro, piuttosto che averne uno invece che funziona bene per 5 anni, quindi nella tecnologia secondo me ha sempre senso investire, che poi vi piaccia iPhone o meno, quello è un altro discorso. Ecco qua, tra l'altro è introvabile perché io ero fatalità al Pitti, Fragranze, e avevo una conferenza e quando io so benissimo che gli iPhone finiscono subito, quindi quando sono arrivato alla... Alle 2 che iniziava la conferenza, alle 2 di quel giorno c'era anche il preordine dell'iPhone, quindi ero lì col telefono di nascosto prima che toccasse a me, proprio 30 secondi prima che mi chiamassero sul palco. Ero lì preordina e non so come ce l'ho fatta. E per fortuna ce l'ho fatta a proprio tre, appena, appena appena è partito il preordine. E infatti adesso so, Alex Alex Perfume, che era lì con me, eh, quando poi la sera gli ho detto, Ma hai visto che è uscito un nuovo iPhone? L'ho appena preso. E mi fa, Ah, è vero, aspetta che provo a prenderlo. E già. La sera del giorno stesso diceva a novembre, che, cioè il giorno dopo, diceva che a novembre ti arriva il, il nuovo iPhone, quindi il batch 2, che arriva a novembre. E anche quando sono andato poi in Apple Store a ritirarlo, c'era gente dietro di me che si lamentava e diceva ma come? Io ho provato a preordinarlo, ma mi diceva novembre, adesso vengo qua e mi dite che non ci sono più o ci sono solo poche configurazioni di colori, eccetera. E ragazzi, purtroppo è così, ne fanno pochi e, e quelli che fanno vanno a Ruba perché alla gente piace. Quindi va bene ragazzi, ecco qua, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se avete anche voi preso un telefono nuovo o se preferite Apple o uh, iPhone o Android e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!